Allora, in questo video voglio illustrare come si monta lo spellicolatore su una Toshiba BFV4. Apriamo lo sportello, questa è una stampante nuova. Inizialmente dobbiamo togliere 6 viti. Allora, le prime le trovate qui lateralmente. Ci vito a croce e togliamo le prime due viti. Poi qui troviamo altri due viti nella fessura che blocca questa parte anteriore. Togliamo anche queste. Allora, fate attenzione che le viti, questi due viti frontali e questi due sul retro, hanno la filettatura per plastica. Eccola qui, queste pure sono una e due viti filettature per plastica, mentre queste hanno la filettatura per il ferro che ci serviranno in seguito, perché vedete andranno serrate in questo punto qui. Adesso tolgo queste altre due viti e smontiamo il coperchio della stampante. Ora all'interno della confezione c'è il fogliettino illustrativo con tutti i passaggi, però comunque sicuramente il video vi aiuterà di più in questa operazione. Ok, sfilo il coperchio della stampante e lo appoggiamo qui sul retro. A questo punto devo inserire lo spellicolatore in questo verso, facciamo passare il cavo in questa fessura, lo facciamo passare lateralmente e dobbiamo fissare il connettore al connettore questo qui marrone, tanto non vi potete sbagliare perché i connettori hanno lo stesso colore. Allora iniziamo. Questo è il frontale dello spellicolatore, per cui come ho detto passiamo il cavo qui di lato. Adesso per ora non fissiamo nulla, il coperchio e tutto. Lo spellicolatore lo fisseremo solo successivamente. Lo lasciamo così. Il connettore ha dei dentini e vanno rivolti verso la parte interna della stampante, altrimenti non riusciamo a inserire il connettore. Piego leggermente i fili in modo che ho più facilità ad inserirli nel connettore dietro la stampante. Una volta inserito il connettore, leggera pressione, rivolgiamo tutto così davanti, questo cavo lo mettiamo laterale. Ora a questo punto, qui abbiamo ancora le viti, facciamo passare questo davanti, facciamo scorrere tutto il cestello e iniziamo a chiudere la stampante. Il cavo lo mettiamo di lato. Fissiamo bene la stampante. Iniziamo, queste qui sono le vite frontali in plastica e fissiamo il tutto. Andiamo a fissare quest'altre due sul retro. Bene, a questo punto andiamo a fissare le viti davanti allo spellicolatore, spingiamo un po' il filo dentro. Questa guida deve andare sotto al rullo siliconato della stampante. Ok.
mettiamo le viti, possiamo inserirle già davanti, ne versiamo una. Lo spellicolatore è montato. Adesso vediamo fisicamente come funziona lo spellicolatore. Ora inseriamo il rotolo delle etichette, facciamo passare sotto, poi da carte, appoggio. Ora togliamo un po' di etichette. Allora, a questo punto qui c'è, facciamo passare la silicone nella fessura, poi quando chiudiamo lo spellicolatore la silicone non deve stare lenta, perché sennò rischiamo che quando andate in stampa si potrebbe aprire lo sportellino, ma deve essere tutto in tensione. Come si fa? Tenete la silicone, leggera pressione e scatto. Ora a questo punto è ben serrato, chiudo la testina. Accendo la stampante. Adesso nel driver imposterò, adesso sta facendo la calibrazione la stampante, perfetto. Ora adesso il mio driver imposterò la stampante. Colleghiamo. Bene, eccola qui, imposto l'etichetta, modifica, questa è una 60x30, così vediamo anche realmente come funziona l'utilità di uno spellicolatore. C'è nessuno, perfetto, termino diretto, trasmittente, mettiamo il gap, il driver, l'impostazione è modalità striscia con ritrazione per attivare lo spellicolatore. Abbassiamo la velocità, aumento un po' la temperatura essendo un'etichetta termica, applica, ok. Destro, proprietà, facciamo una stampa di prova, ok, adesso la lasciamo qui, mando 10 etichette stampa, ok, adesso la stampante numero le etichette. Qual è il funzionamento? Fino a quando io non tolgo l'etichetta la stampante non mi fa avanzare la successiva. Vedete, le etichette sono in memoria, prelevo, in automatico stampa la successiva. Prelevo, vedete qui c'è un sensore per la presenza etichetta, io adesso lo attappo, questo qui, questo è leggere l'etichetta. Questo è molto utile perché l'operatore non deve andare manualmente a togliere l'etichetta direttamente sulla siliconata, ma è la stampante che presenta già l'etichetta divisa. Per qualsiasi informazione potete sempre contattarci ai nostri riferimenti.